Ci sono voluti 4 anni per arrivare ad essere pronti ad un passaggio epocale per le amministrazioni e gli enti locali, quello di far parte a pieno titolo dell'economia circolare, dove ogni rifiuto rientra a far parte dell'economia. Infatti nel 2019 il gruppo AMAG iniziava a parlare di una centrale di produzione di energia a biomassa in regione Aulara, ad Alessandria, al quartiere Cristo, un impianto di circa 400 metri quadrati che con circa 2.600 tonnellate di fogliame verde e residui di potatura raccolta dai comuni gestiti del consorzio del bacino alessandrino produrrà energia elettrica e termica utilizzata prima negli impianti di AMAG reti idriche. La produzione equivale al fabbisogno di 500 famiglie, un impianto che proprio in questi giorni viene collaudato. D'altronde le cosiddette energie rinnovabili, che sono al centro di un prossimo futuro, sono state anche l'argomento di un convegno organizzato dal gruppo AMAG che nel discorso delle energie verdi si è posta al problema anche delle cosiddette comunità energetiche rinnovabili. Che sono queste comunità? All'interno delle quali ci sono dei produttori di energia elettrica principalmente derivanti da impianti fotovoltaici e degli utilizzatori che invece utilizzeranno questa energia elettrica. Comunità energetiche che sono un po' la novità in un mercato italiano dell'energia e che attualmente siamo in attesa dell'uscita dei decreti attuativi da parte del Ministero proprio che regoleranno questo settore. Noi abbiamo già fatto degli studi di fattibilità, siamo pronti, non appena usciranno i decreti finalmente potremmo partire e costituire la prima. Bisogna contrastare i cambiamenti climatici, rallentare l'aumento di temperatura del pianeta e quindi bisogna accelerare la transizione energetica attraverso diversi strumenti, il principale oltre all'efficientamento energetico e lo sviluppo delle rinnovabili, nelle loro declinazioni, rinnovabili elettriche, quindi fotovoltaico, eolico, idroelettrico, molto importante perché è programmabile, ma rinnovabili anche attraverso il green gas, la produzione di biometano, che è economia circolare, si tratta di trattare la FORSU, la frazione organica dei rifiuti, piuttosto che gli scarti vegetali. Il biometano è molto importante perché consente di decarbonizzare il settore industriale, soprattutto l'hard to abate, il settore dei trasporti e anche ridurre la dipendenza energetica. 60 anni fa sono riusciti a cambiare, a passare dal naftone al gas, costruendo le reti, costruendo la cosa. Noi oggi ci troviamo e soprattutto gli amministratori locali si trovano di fronte a quella responsabilità che si sono trovati 60 anni fa gli amministratori che erano i nostri genitori, con altre cose, oggi a dare questo ulteriore passaggio, a rendere questo paese da un punto di vista energetico autonomo.